Si aggiudica il big match della 21esima giornata l'Urbetevere, che supera il Savio grazie ad un gol di Nuzzo. Vittoria e vantaggio di 6 punti in classifica per la formazione di Onorati, che consolida il primo posto e si prepara al meglio per il rush finale. Il Savio perde l'occasione dell'aggancio in classifica, ma può consolarsi con una prestazione che fa ben sperare per il proseguo della stagione. La gara si apre con i padroni di casa subito riversati in avanti, con Crudo che conclude verso la porta di Marchini, senza però centrare lo specchio della porta. Passano altri 2 minuti e sono ancora i ragazzi di Mosciatti a rendersi pericolosi. Da calcio di punizione ci prova Ferrante, che impegna l'estremo difensore avversario, costringendolo a deviare in angolo. La risposta degli ospiti arriva al 13esimo ed è un colpo di testa di Menghini a far registrare la prima offensiva dell'Urbetevere. Il Savio sembra avere in mano il pallino del gioco e al 18esimo va di nuovo alla conclusione con Muscariello, ma il tiro risulta centrale e Marchini può intervenire in 2 tempi. Il tempo scorre e al 22esimo arriva l'episodio chiave del match. Crudo scambia bene con Martinelli, ma il gioco viene fermato per posizione di fuorigioco. La chiamata dell'arbitro sembra essere dubbia perché l'attaccante del Savio sembra partire alle spalle dei difensori avversari. Il gioco riparte e gli ospiti puniscono il Savio. Al 23esimo Nuzzo rompe gli equilibri con un sinistro che prende controtempo Facchini e per l'Urbetevere arriva il vantaggio. Grande festa per la formazione di Onorati che capisce l'importanza del gol ammesso a segno. Il gol del 1-0 mette benzina nelle gambe dell'Urbetevere, che al 26esimo prova il raddoppio con Menghini, ma il destro del numero 7 viene controllato dal portiere di casa. Prima del duplice fischio si registra ancora un'iniziativa di Menghini, che si mette in proprio e dopo aver driblato tutta la difesa avversaria, sbaglia al momento della conclusione, calciando addosso a Facchini. Nella ripresa è la squadra ospite ad andare subito in avanti, e infatti al secondo è Veneziale a tentare la via del raddoppio, senza però trovare successo. Il Savio prova a raddrizzare le cose al 12esimo con la punizione di Ferrante, che però viene respinta da Marchini. I calci da fermo sembrano essere un'arma sul quale i padroni di casa contano molto, ed infatti al 15esimo è la potente punizione di Scognamiglio a far tremare l'Urbetevere. Gli ospiti cominciano a subire la maggior verve dei blues, che al 29esimo sfiorano il gol dell'1-1, ma Martinelli prima e Ferrarini poi non riescono a trovare il giusto impatto con il pallone. Nel finale di gara il Savio non ne ha più, e a rendersi pericoloso è la squadra di Onorati, con Mariani che prima colpisce la barriera e poi manda fuori. Nei minuti di recupero sono ancora gli ospiti a tentare la conclusione, ma il tiro di Cerri è troppo pretenzioso e la palla termina alta sopra la traversa. Dopo 6 minuti di recupero, a questo punto si attende solamente il fischio finale, che vede l'Urbetevere battere per la seconda volta in stagione il Savio e volare a più 6 proprio dai blues.